It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be. Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Oggi ci troviamo sul Passo San Pellegrino, per portarci in quota abbiamo preso la seggiovia Costabella, siamo pronti per fare un'escursione straordinaria, e cioè percorrere l'alta via Beppi Zac. Prima di tutto prenderemo il sentiero che ci porta al rifugio Passo delle Selle. Questo è il sentiero che ci stava portando al rifugio Passo delle Selle, e inizia subito con una bella bella e tosta salita. Lassù in cresta è tutto il percorso che dobbiamo fare, e ormai manca poco al rifugio. Eccoci arrivati al rifugio Passo delle Selle, siamo a quota 2520 metri. Siamo al rifugio Passo delle Selle, sono le 9:30. Stiamo facendo una piccola merenda prima di partire. Vedete che forse manca qualcuno. E soprattutto c'è silenzio. Mancano i bambini, non perché pensavamo che non ce la potessero fare, è che dopo 3 mesi di camminate mi hanno detto: beh mamma, questa volta stiamo a casa. E visto che oggi era l'ultimo giorno che la seggiovia era aperta, ne abbiamo approfittato per venire a fare questa camminata. Abbiamo da poco lasciato il rifugio Passo delle Selle e abbiamo imboccato il sentiero 637 verso Cima Campagnaccia. Praticamente adesso stiamo andando a percorrere l'alta via Beppi Zac, che vi dico già è una ferrata, quindi per percorrerla bisognerà poi nel momento indossare tutto il kit necessario. Lì c'è il rifugio, siamo già alzati abbastanza. Quello che vedete è il sentiero che abbiamo percorso, è una salita molto ripida e dobbiamo ancora alzarci di un bel po', perché dobbiamo arrivare lassù dove non so se riuscite a vedere quelle persone. Non so se vedete dov'è il rifugio e come ci siamo alzati, è una salita proprio a prova di polmoni, mamma mia. Comunque dovremmo essere quasi arrivati all'attacco. Guardate dove stiamo camminando, oltre che molto ripido è anche scivoloso, qua inizia la corda. Adesso stiamo di nuovo leggermente salendo.
praticamente questo sentiero era tutta linea di confine austriaco durante la prima guerra mondiale. Campagnaccia, e intanto siamo entrati qui per vedere, perché questo è il posto dove c'era la mitragliatrice. Eravamo a Cima Campagnaccia, quota 2737, e adesso continuiamo scendendo da questa parte. Scesi da Cima Campagnaccia si arriva a questo bivio, dove volendo c'è la possibilità del primo rientro verso il Passo San Pellegrino. Invece noi continuiamo seguendo il sentiero 637 verso Cima Costabella. Conquistato anche Cima Costabella e adesso proseguiamo da questa parte. Il tratto che abbiamo appena fatto, dove si vede anche quella persona, siamo usciti da queste gallerie e adesso si prosegue da questa parte. Non è ancora finita. Siamo arrivati da quella parte, sempre seguendo il sentiero 637. Adesso ci manda verso destra, quindi ci dobbiamo arrampicare da questa parte
per andare a vedere l'osservatorio, dove vedete quella finestra c'è un museo fotografico della Grande Guerra. Dopo aver visto il museo fotografico all'interno della grotta, siamo saliti da questa parte, abbiamo trovato le indicazioni per il castello di Costabella, ma le ignoriamo, e continuiamo a scendere invece da questa parte verso il Passo San Pellegrino. E queste sono le ultime tre scale che portano, diciamo, alla fine di questo primo tratto della ferrata Beppi Zac. Vi avevo detto prima che finiva, diciamo, la prima parte, perché proprio arrivati a questo bivio, quindi in Forcella del Ciadin, se andiamo via dritti si prosegue per l'alta via Beppi Zac, ma è un sentiero per esperti. Invece noi adesso prendiamo verso destra per tornare al Passo San Pellegrino. Questo è il ghiaione da cui stiamo scendendo ed è veramente una cosa assurda. Eccoci arrivati finalmente a Balta Paradiso. Lasciamo adesso anche Balta Paradiso e facciamo l'ultima discesa per arrivare alla macchina. Siamo finalmente tornati al parcheggio. Vi posso dire che questa alta via Beppi Zac è una cosa stupenda. Vi ricordo che l'andata siamo saliti con la seggiovia Costabella, quindi siamo tolti un po' di metri di dislivello, abbiamo raggiunto il passo delle selle e poi abbiamo iniziato a fare tutta la traversata. Vi dico che la ferrata è sempre ben appigliata e comunque si vede che è stata rifatta da poco, perché anche i cavi sono sempre belli tesi, quindi non c'è nessuno, diciamo, mollo, e quindi merita veramente. Se vi piacciono questi tipi di sentieri ve la straconsiglio. Il dislivello in salita sono 862 metri, in discesa 1230, perché considerate che poi invece noi la discesa l'abbiamo fatta completamente a piedi, per un totale di 10,5 km. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto, e noi ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao a tutti!